Quest'anno le vacanze iniziano prima con EcoTour. Scopri il mondo del turismo verde-blu. Parchi, riserve, borghi più belli d'Italia, bandiere blu, nuove energie. E per i 150 anni dell'Unità Nazionale, assaggia l'Italia. Vini e tipicità da tutte le regioni. A EcoTour l'ingresso è libero. Diventa turista per natura. Welcome. Un sciopero che fa parlare a livello nazionale, a livello locale, non solamente per le tematiche ma anche per le posizioni sindacali differenti sulla decisione di mobilitarsi. Sì, stiamo in queste giornate facendo molte assemblee per spiegare le ragioni che hanno portato la CGIL a livello nazionale a proclamare questa giornata di mobilitazione il 6 maggio. Susanna Camusso ha detto con chiarezza che per noi significa assumere una responsabilità in un momento difficile. Sappiamo che chiedere un sacrificio a lavoratori per uno sciopero generale, una fase molto delicata in cui c'è sicuramente una riduzione del lavoro, una pesante situazione economica delle famiglie e di reddito, assume una responsabilità chiedere appunto questo sacrificio e questo impegno fondamentale, perché comunque noi riteniamo che ci sia bisogno oggi, insomma, di riportare al centro la discussione nel Paese, dal governo, all'attenzione delle forze politiche, sia di governo che di opposizione, quelli che secondo noi sono temi che sono oggi sottovalutati in funzione di quelle che sono le risposte da dare alla crisi. Noi siamo un paese, come ci dice la Guardia di Finanza, nelle settimane scorse, ha un'evasione fiscale dal 38 al 66%, addirittura in alcune regioni italiane, per arrivare a circa 120 miliardi di evasione fiscale. Siamo un paese in cui sempre ci ricorda anche la politica del governo, le rendite finanziarie, quindi non quelle da prodotto da lavoro, hanno una tassazione del 12% quando il minimo reddito da lavoro dipendente, cioè di chi produce ricchezza, è tassata al doppio, al 23%. Quindi in una fase di questo tipo o c'è la capacità di mettere in campo azioni politiche di svolta e non solo di taglio e di in qualche modo di risparmio, ma di nuove entrate, oppure, come dice lo stesso Presidente della Banca d'Italia, che questo nuovo patto di stabilità si può reggere solo con crescita almeno del 2% all'anno. Noi siamo un paese che cresce, come sappiamo, dell'1,2%, significa quindi che questo patto non potrebbe essere sostenibile se non a fronte di veramente politiche di lacrime e sangue di chi oggi già paga il peso e il prezzo di questa crisi. Quindi noi la CGIL dice proposte molto concrete, cioè quella che già esiste in altre parti d'Europa, di fare interventi molto forti sull'evasione fiscale. Quindi la riforma della giustizia non è né il processo breve né il legittimo impedimento, le riforme sono quelle, per esempio, che garantiscano una lotta vera all'evasione fiscale, non lo scudo o gli sconti a chi evade, ma una lotta vera che significa recuperare percentuali importanti di quei 120 miliardi di evasione che oggi esistono, che ci permetterebbero quindi di affrontare i problemi dell'Europa e i problemi della crescita di questo paese in maniera diversa. Significa chiedere, come si fa in Francia, un contributo patrimoniale a chi detiene grandi patrimoni, e anche qui la Banca d'Italia ci ricorda molte volte che il 10% delle famiglie italiane hanno oltre il 50% della ricchezza, che è stimata intorno agli 8.000 miliardi. Quindi chiedere un contributo a chi detiene queste ricchezze, e quindi non a chi ha i risparmi, ma a chi detiene ricchezze superiori almeno agli 800.000 euro, significherebbe recuperare alcune decine di miliardi di euro. Queste sono le stime fatte dagli economisti. Quindi mettere in campo una politica di nuove entrate, di questo c'è bisogno, altrimenti la politica che si sta facendo è quella di tagliare per arrivare a noi, perché poi la cosa importante da dire è che c'è una catena per cui l'Europa chiede i soldi, chiede le risorse, quindi taglia ai governi. Il governo dice: ma l'Europa che taglia, quindi dobbiamo tagliare alle regioni. La regione dice: ma è il governo che taglia, quindi taglia il trasferimento comune. Alla fine di questa catena, chi poi deve accollarsi il peso di tutta
questa operazione sono gli studenti disabili delle scuole di Pescara, hanno il trasporto, viene tagliato il trasporto pubblico e l'assistenza, gli anziani non autosufficienti a cui viene tagliata l'assistenza sociale e il sostegno, sono diciamo, il trasporto pubblico locale che viene tagliato a scapito soprattutto dei pendolari e delle zone periferiche. Insomma, è una condizione questa per noi insostenibile ed c'è bisogno di un cambiamento, di una svolta radicale. Le forze economiche imprenditoriali, Confindustria, cioè che vengono fuori anche un po' da Confindustria, stanno dando la striglia alla politica da un po', facendo anche delle critiche pesanti a come si sta gestendo a livello locale, nelle varie sfere comunali, regionali o provinciali che siano, la rinascita dalla crisi. Ma la politica, secondo le parti sociali, che cosa sta facendo e che cosa invece potrebbe fare? Ma certamente c'è stata questa, diciamo, presa di posizione, una iniziativa anche concertata tra le forze sociali a livello regionale, sindacati, Confindustria, settori di altri settori produttivi, che hanno spinto poi a fare questo patto per lo sviluppo. Ora, di patti se ne sono fatti molti in questo paese. Ricordo anche a livello italiano si fece un patto per lo sviluppo che fece CISL e UIL insieme al governo qualche anno fa, e in realtà la situazione non si muta con i patti, perché i patti debbono poi rispondere a una capacità di verifica e una capacità di risorse, di politiche che vengono messe in campo. Allora, e qui il problema è importante che ci sia un'assunzione di responsabilità politica a livello generale. Quello che poi però noi dobbiamo fare è garantire che dal patto, quindi dalle buone intenzioni, si arrivi alle pratiche politiche concrete. Allora io dico, il patto va bene, però se poi si taglia il 50% delle risorse al sociale, e cioè che fa in modo che succede quello che ho cercato di dire prima, cioè che si tagliano i servizi, che questo costa alle famiglie, è questo il problema da affrontare. Quindi si trovano, cioè come si trovano le risorse, se si fa la riorganizzazione sanitaria, e il Presidente Chiodi con enfasi dice che abbiamo ridotto il debito della sanità. Allora, io qualche tempo fa feci una provocazione che poi tanto provocazione non era. Siccome là con l'altra amministrazione regionale, noi a Pescara abbiamo fatto due scioperi generali unitari contro l'amministrazione allora governata dal Presidente del Turco, e proprio perché non condividevamo alcune scelte sulla riorganizzazione che incideva solo sul personale ma poco sulla struttura generale. E in quella fase si inserì una tassa, no, che è quella addizionale IRPEF, la più alta in Italia, il 1,4 per mille sui redditi, che serviva a ridurre e a fare il piano di rientro dal debito. Allora la provocazione che ho lanciato dice: bene, se con enfasi si è ridotto questo debito e abbiamo azzerato il debito, siccome noi abbiamo introdotto una tassa dell'1,4 perché serviva a ridurre questo debito, i cittadini quindi hanno contribuito di molto per ridurre questo debito, i cittadini abruzzesi, a questo punto è necessario che noi facciamo come abbiamo fatto in altri comuni, che un pezzo di questa tassazione venga resa esente ai redditi, per esempio del lavoro dipendente o delle pensioni, cioè a redditi che sono quasi, diciamo, una condizione di difficoltà, come a Pescara i redditi sopra 15.000 euro, sotto a 15.000 euro sono esenti dal pagamento dell'addizionale, si potrebbe fare anche a livello regionale. Perfetto, grazie mille a Paolo Castellucci e arrivederci a chi ci ha seguito e ci segue online. Quest'anno le vacanze iniziano prima con EcoTour. Scopri il mondo del turismo verde-blu. Parchi, riserve, borghi più belli d'Italia, bandiere blu, nuove energie. E per i 150 anni dell'Unità Nazionale, assaggia l'Italia. Vini e tipicità da tutte le regioni. A EcoTour l'ingresso è libero. Diventa turista per natura.